Sant'Anna, ex distretto pronto entro l'estate. Quasi terminate le due palazzine, una polifunzionale sarà gestita dal comune, nell'altra troveranno posto ambulatori e medicina territoriale. Tamponi antigenici gratuiti per studenti e familiari. Accordo tra Regione e sindacati per i test nelle farmacie. Nasce la Fondazione Catarsini, battesimo in Consiglio regionale per la fondazione dedicata al pittore Viareggino. E le grandi stelle corrono al Ciocco, scatta venerdì pomeriggio la 44esima edizione di una corsa mai così ricca di campioni. 10 prove speciali da affrontare, corsa senza il pubblico ma con tante dirette su Noi TV. E ben trovati a questa edizione del TG Noi, lo avete sentito anche dai nostri titoli. In primo piano gli interventi che hanno interessato il quartiere di Sant'Anna, in particolare uno dei progetti dei quartieri social in questa zona della Lucchesia ha riguardato l'ex distretto di Viale Einaudi. La vecchia struttura è stata completamente abbattuta, al suo posto hanno trovato spazio due nuove palazzine. Sentiamo il servizio. Saranno ultimati prima dell'estate i lavori all'ex distretto di Viale Einaudi nel quartier di Sant'Anna. L'intervento, che fa parte del progetto Quartieri Social, ha richiesto un investimento di quasi 1.400.000 euro. Il vecchio edificio, costruito negli anni 70, è stato infatti completamente demolito per fare spazio a due nuovi fabbricati, realizzati con materiali estremamente efficienti dal punto di vista energetico. La palazzina a nord sarà gestita dal comune. Abbiamo pensato e stiamo definendo una serie di interventi che prevedono al piano terra un intervento di tipo dopo di noi, una struttura comunitaria ad alta integrazione sociosanitaria destinata alle persone adulte con disabilità. Al primo piano abbiamo pensato uno spazio legato alla mediazione culturale con una sala multifunzionale. Al piano secondo abbiamo pensato ad un'idea di co-working. La palazzina sud, quella su due piani, sarà invece gestita dalla ASL e accoglierà servizi ambulatoriali e territoriali legati alla sfera sanitaria e sociale, rivolti a tutta la cittadinanza e anche a specifiche tipologie di cittadini, come bambini, anziani e persone con difficoltà motorie. Obiettivo: lavorare sul concetto di medicina di prossimità. E questo tipo di presa in carico è una presa in carico che va fatta a livello territoriale, cercando di mantenere quanto più possibile la domiciliarità e quindi portare i servizi vicini alla comunità. Nel corso del sopralluogo effettuato dall'amministrazione comunale, grande soddisfazione per l'avanzamento dei lavori è stata espressa anche dagli assessori Celestino Marchini e Gabriele Bove, che hanno colto l'occasione per ricordare gli interventi già ultimati nel quartiere, come la nuova rotatoria e il sottopasso di Piazzale Boccherini, l'allungamento della pista ciclabile in Viale Puccini, la ristrutturazione del parco urbano di Via Matteotti e la riqualificazione di Piazzale Sforza e del centro civico. Adesso è il momento dell'aggiornamento relativo ai nuovi contagi da coronavirus, ancora sopra quota 1.300 i nuovi contagiati in Toscana, precisamente 1.302. I pazienti ricoverati nei posti letto Covid sono invece 1.488, 32 in più rispetto alla giornata di ieri, stabili quelli ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 208. Si registrano anche 20 decessi, due dei quali in Versilia, si tratta di due uomini rispettivamente di 80 e di 85 anni. Ma andiamo a vedere anche il dato provinciale: 143 i nuovi contagiati in provincia di Lucca. Nel dettaglio, 65 casi fanno riferimento all'area della Piana di Lucca, 6 casi ad Altopascio, 20 a Capannori, 27 a Lucca, 4 a Monte Carlo, 3 a Pescaglia, 4 a Porcari ed uno a Villa Basilica, ancora 19 casi in Valle del Serchio, 2 a Bagni di Lucca, 3 a Barga, 2 a Borgamozzano, 2 a Camporgiano, 1 a Careggine, 1 a Castelnuovo, 2 a Coreglia, 2 a Gallicano, 2 a Pieve Fosciana, 1 a Valli di Sotto ed 1 a Villa Collemandina, 59 casi in Versilia, 8 a Camaiore, 3 a Forte dei Marmi, 12 a Massarosa, 12 a Pietrasanta, 3 a Seravezza e 21 casi a Viareggio. Gli studenti, il personale scolastico e i familiari degli studenti potranno effettuare tamponi antigenici rapidi e gratuiti. Ci spiega tutto Luigi Casentini.
Studenti, loro familiari e personale scolastico potranno fare gratuitamente un test antigenico rapido andando in farmacia. È quanto prevede un accordo tra la Regione Toscana e le organizzazioni sindacali Federfarma e CISPEL, approvato tramite delibera nell'ultima seduta di giunta. Lo screening è rivolto, su base volontaria, non solo agli scolari e studenti da 0 a 18 anni di tutte le scuole di ordine e grado, agli studenti universitari e dei percorsi di istruzione e formazione professionale e al personale scolastico, ma anche ai genitori, anche se separati o non conviventi, come ai relativi tutori o affidatari, ad altri familiari, sorelle o fratelli e anche ai nonni non conviventi. L'accordo con le organizzazioni sindacali delle farmacie consente, inoltre, di offrire il test antigenico rapido a tutta la restante popolazione a un prezzo calmierato massimo di 22 euro e il test sierologico a 20 euro. L'elenco delle farmacie aderenti all'iniziativa sarà pubblicato sul sito della Regione Toscana entro la prossima settimana. E per quanto riguarda il piano vaccinale, si pensa a individuare una location, un hub lucchese ideale per la somministrazione di massa e molto probabilmente la sede individuata è quella del Polo Fiere di Sorbano. Sarà con ogni probabilità il Polo Fiere di Sorbano, l'hub lucchese per le vaccinazioni anti-Covid di massa. Il sopralluogo effettuato da ASL e Comune di Lucca ha dato esito positivo, sia per la grandezza dell'edificio ma anche per l'ampio parcheggio a disposizione. Adesso ci sono da sbrigare gli aspetti burocratici e poi si passerà al vero e proprio allestimento degli spazi, che prevede una sala di preparazione al vaccino, le postazioni per le somministrazioni e anche una sala post vaccinazione. L'obiettivo sarebbe quello di somministrare al Polo Fiere almeno 1000 dosi di vaccino al giorno. Le vaccinazioni anti-Covid attualmente sono effettuate al Campo di Marte, ma in previsione del sospirato avvio delle vere e proprie vaccinazioni di massa ci sarà bisogno di uno spazio più ampio e il Polo Fiere è quello che sembra più confacente. Il polo servirebbe sicuramente tutta la zona di Lucca, spiega il direttore dell'area distretto zona di Lucca Luigi Rossi, ma con possibilità anche più ampie, considerando che le persone si prenotano anche in funzione del primo posto libero e non solo del luogo. L'avvio delle vaccinazioni al polo sarebbe previsto nel mese di aprile. Tutto ovviamente dipende da quando e quanto aumenteranno le dosi a disposizione. Altre strutture già individuate sul territorio della ASL Toscana Nord per lo stesso utilizzo sono il Palasport a Livorno e Carrara Fiere a Carrara. Ci spostiamo ad Altopascio e i lavoratori della Proges hanno scioperato con tanto di presidio ai cancelli. Sciopero con presidio ai cancelli, compreso il cambio turno, alla Proges, l'ex Ondulati Giusti di Altopascio. I lavoratori dell'azienda già da diversi mesi hanno aperto lo stato di agitazione sindacale per diversi problemi, a partire da quello legato al tema dello sviluppo e in particolare all'edificazione di un nuovo capannone. I sindacati rilevano anche problemi legati alla sicurezza e alle misure per contrastare la diffusione del coronavirus tra i dipendenti. Il protocollo che era stato fatto l'anno scorso dall'RSU con l'azienda negli ultimi mesi ha visto un allentamento delle misure e quindi anche di un arretramento dei livelli di sicurezza che possono essere garantiti. A queste problematiche si aggiunge, sempre secondo i lavoratori, un rapporto difficoltoso con l'azienda e nell'avvertenza rivendicano anche alcuni incentivi economici. Siamo determinati a prendere ciò che è nostro, abbiamo già fatto una segnalazione all'ispettorato del lavoro e all'ufficio di prevenzione e protezione della ASL per tutte le situazioni che elencavo prima. E la Commissione Trasporti del Senato ha inserito gli assi viari di Lucca tra le opere pubbliche da sbloccare. Lo annunciano in una nota congiunta i senatori Mallegni, Forza Italia, e Marcucci, PD. La tangenziale lucchese è stata cioè inserita nel cosiddetto Italia Veloce, il piano di investimenti che dovrebbe sbloccare alcune delle oltre 700 opere pubbliche attualmente ferme. Per noi, dichiarano i due senatori, è il riconoscimento di un nodo strategico per tutta l'area ed un'infrastruttura indispensabile. Cambiamo pagina e torniamo a parlare della vicenda del capriolo rimasto incastrato nella cancellata di un condominio a Sant'Anna. Non ce l'ha fatta, l'animale è morto a seguito delle profonde ferite che si era procurato ai fianchi nel tentativo di liberarsi. Alcuni residenti in via Malvezzi si stavano organizzando per adottarlo, cioè per sostenere eventuali spese per le cure e il reinserimento in natura dell'animale. Purtroppo però non è andata così e queste immagini erano state
girate da un residente prima che l'animale si incastrasse nella recinzione. Nasce a Viareggio la Fondazione Catarsini, che punta sui giovani talenti, è stata presentata al Palazzo del Pegaso di Firenze, sede del Consiglio regionale. C'era per noi Silvia Toniolo. Un segnale chiaro: valorizzare i giovani e dare loro speranza, una sorta di missione salvifica attraverso l'arte per colmare un vuoto di valori e di mancanza di fiducia acuito dall'enorme difficoltà attuale. Con questo obiettivo a Viareggio nasce la Fondazione Catarsini 1899, intitolata al pittore toscano dell'emozione per eccellenza, Alfredo Catarsini, nato vicino alla 500esca Torre Matilde nell'ex Perla del Tirreno, dove trascorse tutta la vita. Al Palazzo del Pegaso di Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana, è stata celebrata la nascita di questa istituzione, un nuovo punto di riferimento per le discipline artistiche italiane. Ci piace pensare che al di là del fatto di naturalmente valorizzare la figura di Alfredo Catarsini, farla conoscere meglio nelle sue molteplici sfaccettature, è stato un pittore ma anche uno scrittore, ha tenuto delle rubriche sui giornali, è stato un critico d'arte e animatore di eventi culturali in Versilia, ma ci piace anche pensare che la Fondazione ci porti più avanti, quindi che ci apra al mondo delle arti, che ci apra al mondo dei giovani e che soprattutto riesca a trovare sinergie importanti con altri enti e altre fondazioni che perseguono questi obiettivi. Il lancio della nuova fondazione a Firenze, alla presenza del presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e della presidente della quinta commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali Cristina Giachi, avviene in un momento preciso, in occasione del 30 anni trascorsi dalla mostra antologica di Palazzo Paolina, l'ultima della lunga carriera artistica del maestro, ma soprattutto a 40 anni dalla grande personale di Palazzo Strozzi, dove furono mostrate oltre 370 sue opere, anniversario che sarà celebrato con una mostra allestita a Villa Bertelli a Forte dei Marmi dal 26 marzo. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del TG Noi, ci fermiamo qualche istante ma torniamo tra poco con la pagina sportiva a cura di Guido Casotti.